Lega Pronto, il sacco frigo che non teme confronto. Cordiale saluto a tutti dalla campagna veneta. Siamo a Villa Franca alle porte di Padova. Come vedete ho in mano un bicchiere di birra. Perché parliamo oggi di birra? Perché questa qui è una birra del contadino, una birra che viene direttamente dalla terra. Parliamo di questo con Giuseppe Darau, che è il brand manager dell'Antoniana, dove si fa questa birra. Possiamo molto brevemente dire di cosa si tratta? Questa è la prima birra al 100% veneta prodotta da Birrificio Antoniano, che è un birrificio agricolo a Ronchi di Villafranca in provincia di Padova. Birrificio agricolo, Paolo Minella è l'esperto dell'ambiente dei coltivatori diretti di Padova, il responsabile. Ecco. Questa caratteristica di birra agricola. Noi siamo veramente orgogliosi di presentare questa birra 100% veneta e agricola, perché per la prima volta nel nostro territorio abbiamo coltivato l'orzo e il luppolo e i lieviti selezionati, e in più l'acqua. È veramente interessante, col diretti che sponsorizza la birra. Siccome la materia contribuisce a farla. Siccome la materia prima è per fare la birra viene dall'agricoltura, noi da qualche anno avevamo questa idea e finalmente, grazie anche al contributo del birrificio agricolo, siamo riusciti ad ottenere questo prodotto che è veramente buono. Il sommario di questa puntata che dedichiamo alla birra agricola, all'agribirra, anche se poi diremo che non potremo chiamarla birra agricola o birra dell'agricoltore. Una birra tutta veneta che si presenta come un prodotto rurale, vedremo il perché. Un settore che può avere interessanti sviluppi considerando l'affermarsi di piccole birrerie artigiane. Un prodotto, la birra, che è stato presentato ai turisti tedeschi delle terme e ne sono rimasti più che convinti. Le pesche nettarine stanno fortemente deludendo i produttori, prezzi stracciati e mercato affannoso. Nel Veneto la produzione è concentrata in provincia di Verona, dove a rovinare la stagione si sono aggiunti la grandine e un virus che sta rovinando alcune varietà. L'uso massiccio dei pesticidi uccide le api, ma provocano danni sostanziali all'ecosistema, a flora, a fauna e ai pesci. Detto questo, occorre dire che tra gli agricoltori, in particolare nel Veneto, sta crescendo la sensibilità per l'ambiente. Per le castagne siamo sempre più dipendenti dall'estero, persino nelle nostre feste dei marroni si usano prodotti importati. La vespa cinese ha compromesso i nostri castagneti. Situazione sempre pesante sul Monfenera, Monte Trevigiano e su altre località collinari e pedemontane legate alle castagne. A Verona si sono incontrati i tabacchicoltori italiani, un settore, il tabacco, di cui si parla poco, ma che esprime un peso economico di tutto rispetto. Nel Veneto oltre il 35% della produzione nazionale. E torniamo con Giuseppe Darau alla nostra agribirra. Che cosa ha diverso rispetto alle birre che noi troviamo nei pub e nei bar? È una birra artigianale prodotta con materie prime provenienti dal Veneto, è una birra in stile Vienna, quindi colore oro antico con riflessi ramati, schiuma bianchissima, persistente, molto fine, una gradazione alcolica di 5,4 gradi. Paolo Minella, ecco, c'è una legge importante per la birra, diciamo, del contadino, poi diremo che non possiamo chiamarla così, no? La legge del 2010, che cosa stabilisce? Di fatto, per dirla in breve, quella legge lì stabilisce che questa bevanda è da considerarsi una bevanda agricola, quindi può essere prodotta anche con... E questo è molto importante perché segna un capitolo nuovo per le birre, no?
Ma assolutamente sì, perché appunto la materia prima deriva dall'agricoltura e quindi a tutti gli effetti è un prodotto agricolo. E dà valore alle piccole aziende, alle piccole aziende di birra, diciamo così, artigianali. Beh, non per caso noi stiamo valorizzando anche questo prodotto, perché per produrre questa birra, si diceva appunto, ci vuole il luppolo, ci vuole l'orzo, ci vuole il lievito e l'acqua buona delle nostre risorgive, per esempio di Padova. Un'opportunità per sviluppare qua nel territorio anche altri prodotti, appunto come l'orzo, come luppolo. Esattamente, difatti il nostro orzo è prodotto nel Conselvano e il luppolo invece è prodotto a Scorzè in provincia di Venezia. Due prodotti a questo punto tipici locali. Ci fermiamo un attimo per le notizie dedicate all'agricoltura del Veneto. La Durona della Valle del Chiampo in provincia di Vicenza è la ciliegia più buona d'Italia. Così è stata giudicata nel concorso nazionale organizzato a Chiaiano, quartiere di Napoli. Di colore rosso intenso, resistente alla manipolazione, con una polpa soda e dolce, è tra le ciliegie più tardive e più pregiate. Nel Veneto la stagione 2014 delle ciliegie si è chiusa positivamente per la qualità e la quantità della raccolta, che sarebbe stata eccezionale se la grandine non ne avesse compromesso una parte. E quanto si commenta in particolare per le ciliegie delle colline veronesi, che rappresentano in assoluto la maggiore produzione veneta. Nello scorso anno, stando ai dati di fonte Istat, ne sono state raccolte più di 173.000 quintali su una produzione regionale di quasi 209.000 quintali. In attesa del bilancio di stagione 2014, si stima che la raccolta nel Veneto abbia superato di un 20% quella del 2013. Mangiamo sempre più castagne importate perché la nostra castanicoltura è stata messa in crisi dalla vespa cinese, il cinipede galligeno, che in alcune aree ha quasi cancellato la produzione. Persino nelle nostre sagre sono arrivati marroni dall'estero. Stando ai dati diffusi, si è arrivati a una forte riduzione della produzione, oscillante in molti territori da un meno 50 a un meno 90%. È quanto si è verificato sulla pedemontana trevigiana e in altre aree venete. Inevitabile a questo punto il boom delle importazioni, che in pochi anni sono quasi triplicate. La lotta alla vespa cinese si sta intensificando e le ultime ricerche fanno sperare in possibili rimedi, ma i tempi per azioni veramente efficaci ed accessibili per costi si stanno allungando. Il castagno è una pianta legata a tanta storia delle colline della pedemontana nel Veneto per il suo valore economico, per il legno e le castagne, ma anche per il valore ambientale, culturale e sociale. Assemblea dei tabacchi coltori della Coldiretti a Sona in provincia di Verona. Vi hanno partecipato oltre 200 coltivatori aderenti alla OPIT, Organizzazione Produttori Italiani di Tabacco. Il 75% sono veneti, concentrati nelle province di Padova, Treviso e nel territorio veronese. Esprimono il 35,6% della produzione nazionale. Coltivano prevalentemente la varietà Bright, ma anche Kentucky. Le richieste: più risorse da destinare all'innovazione, all'ammodernamento delle strutture, più sostegno al settore. Il riso italiano si trova in grosse difficoltà a causa delle indiscriminate importazioni dall'estero, dovute all'azzeramento dei dazi doganali da parte dell'Unione Europea, che hanno fatto crollare i prezzi. Si chiedono quindi misure di tutela e in particolare l'introduzione della tracciabilità per il nostro riso. Per arrivare a risultati concreti a sostegno della nostra risicoltura si sono mobilitate le organizzazioni agricole con varie manifestazioni ed incontri con le istituzioni. C'è anche stata una manifestazione a Venezia. L'Italia è il maggior produttore europeo di riso, con più di 14 milioni di quintali l'anno. Il primato spetta al Piemonte, con più di 120.000 ettari di risaia, con una produzione totale di 8 milioni e 500.000 quintali. Nel Veneto se ne coltivano 3.500 ettari. La produzione, concentrata nel Veronese e nel Polesine, è di quasi 19.000 tonnellate. L'aliquota agevolata sul gasolio per il riscaldamento delle serre nei settori dell'agricoltura, silvicoltura e pesca è compatibile con il mercato unico europeo. Lo ha deciso la Commissione europea. L'agevolazione fiscale è fissata per il periodo che va dal 20 marzo 2014 al 31 dicembre 2015. L'importo totale annuo della dotazione è pari a 69,2 milioni di euro. Ne beneficiano le piccole, medie e grandi imprese. Con Giuseppe Darù dell'Antoniana, un esperto di birra, e con soprattutto Paolo Minella, che è responsabile ambiente della Coldiretti di Padova, parliamo di due prodotti tipici con i quali si fa la birra: l'orzo e dopo qua il luppolo.
Quindi abbiamo due ingredienti base della birra: l'orzo prodotto nel Conselvano e il lupolo prodotto nell'azienda di Scorzè in provincia di Venezia, che uniti al lievito e all'acqua sono i quattro ingredienti base per la birra. Che acqua usate? L'acqua è l'acqua del bacino del Brenta, quindi acqua di Risorgiva, del Bassanese, del Padovano e proveniente dall'altopiano di Asiago. Per questo è bene da 100% questa birra. Beh, siamo orgogliosi di dire, appunto, di confermare che è veneta 100%, perché oltre all'acqua e l'orzo, appunto, del Conselvano, come dicevate, la particolarità è che il lupolo, che spesso viene... Ma cos'è il lupolo? Il lupolo in dialetto è il famoso nostro. È il famoso bruscandolo che si trova naturalmente, spontaneamente, e cresce nei colli euganei e un po' in tutto il territorio, fra l'altro, italiano. Quella erbetta con la quale si fa le fortaie. Esatto, con la quale si fa la frittata e selezionata, coltivata ad hoc per la birra, serve appunto per dare l'aroma alla birra. Quindi un prodotto, il lupolo, si può coltivare benissimo qui nelle nostre terre del Veneto. Assolutamente sì, si è persa negli anni questa cultura, però noi stiamo studiando con l'Università di Parma la possibilità di coltivare il lupolo autoctono in provincia di Padova. Ci fermiamo adesso un attimo per la pubblicità.